London Bridge is down. Perciò bentrovati su Watch Mojo Italia, dove oggi parleremo della vita incredibile della regina Elisabetta II. She was a pretty young English rose, and to watch this new age come into being with the coronation of the Queen was a moment to celebrate. Per questo video esamineremo i momenti più incredibili, i risultati e le pietre miliari della monarca più longeva della Gran Bretagna. Partiamo dall'inizio. Nata il 21 aprile 1926, Elizabeth Alexandra Mary Windsor inizialmente non era destinata alla corona, ma nel 1936 suo zio, il re Edward VIII, abdicò, spostando così la linea di successione a suo fratello e di conseguenza a sua nipote. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, la principessa Elizabeth aveva solo 13 anni e, come molti altri bambini, lei e sua sorella, la principessa Margaret, vennero fatte evacuare dalla città. All'inizio si trasferirono al castello di Balmoral, in Scozia, e in seguito tornarono in Inghilterra vivendo per la maggior parte dei successivi 5 anni presso il castello di Windsor, dove continuò a portare avanti il suo incarico pubblico. Nel 1940 la principessa adolescente condivise un messaggio di incoraggiamento ai più giovani attraverso il programma radio della BBC Children's Hour. And we are trying to bear our own share of the danger and sadness of war. We know, every one of us, that in the end all will be well. Così come la guerra continuava, lo stesso avvenne per la sua dedizione al paese. Voleva arruolarsi, destando sorpresa nella sua famiglia, che aveva bisogno di essere convinta di questa sua scelta dal momento che questo non era mai accaduto per una donna della famiglia reale. Ma all'età di 19 anni entrò a far parte del servizio territoriale ausiliario delle donne, dove divenne meccanica e autista. Non le ci volle molto per scalare i ranghi e divenne rapidamente un junior commander onorario. La stampa adorò questo suo lato pratico, nominando la Princess Auto Mechanic. Her image as an ambulance driver played a potent part in wartime propaganda and was considered a huge success. Her persistence had paid off. Quando la guerra finì, nel 1945, lei e la principessa Margaret furono autorizzate a lasciare il palazzo e partecipare ai festeggiamenti, in incognito, ovviamente. In seguito, il momento importante nella vita della principessa fu il matrimonio con il principe Philip, ma per rendere giustizia alla loro storia d'amore bisogna fare un piccolo salto indietro nel tempo. Si conobbero a un matrimonio quando lui aveva 13 anni e lei solo 8, e poi si incontrarono 5 anni dopo e, a quanto si racconta, lei sapeva di aver incontrato l'anima gemella. Però ci sarebbero voluti ancora altri 8 anni prima dell'inizio del corteggiamento. Princess Elizabeth saw this 18-year-old, 6-foot-tall, incredibly handsome. He was nicknamed the Viking, and she fell desperately. Desperately head over heels in love with him at first sight. Il loro fidanzamento fu annunciato il 9 luglio 1947, con il matrimonio che ebbe luogo il 20 novembre dello stesso anno. La cerimonia, avvenuta presso l'abbazia di Westminster, venne trasmessa dalla BBC a 200 milioni di persone in tutto il mondo. Again and again the people called for Elizabeth and Philip. Again and again they joyfully responded. E non possiamo parlare del matrimonio senza accennare al vestito di Elizabeth, non tanto per un fattore di moda in sé, comunque il vestito delle nozze venne disegnato da Norman Hartnell, ma per la scelta di usare i suoi buoni razione che aveva risparmiato nel tempo. Infatti il paese si stava ancora riprendendo dalla fine della guerra e c'era un razionamento dei vestiti. Altre future spose cercarono di contribuire con i loro buoni, ma poiché questo era illegale, la principessa non li usò. E così il governo la aiutò regalandole 200 buoni extra in modo che potesse permettersi il vestito. Made of ivory satin, the dress was embroidered with seed pearls and crystals and had a 15-foot train. Nel 1948, con la nascita del principe Charles, divenne madre per la prima volta. Poi, nel 1950, nacque anche la principessa Anne. La loro famiglia, composta da 6 persone, si sarebbe completata entro il 1964, ma prima c'erano ancora altri momenti miliari per la principessa. Nel 1952, la giovane coppia reale partì per un tour mentre il re soffriva di problemi di salute, e fu durante la loro permanenza in Kenya che giunse loro la notizia
notizia della sua scomparsa. Il viaggio fu così interrotto e la principessa tornò nel Regno Unito per riprendere le responsabilità come nuovo monarca della Gran Bretagna. A causa del periodo di lutto, la sua incoronazione fu ritardata fino all'anno successivo. È interessante sapere che quando un nuovo monarca sale al trono, può mantenere il proprio nome di nascita o scegliere un nome regale. Così, quando alla principessa di 27 anni fu chiesto cosa avrebbe preferito, sembra che abbia risposto: il mio nome, ovviamente. God. Save the Queen. Come abbiamo visto anche in The Crown, è stato il principe Philip a presiedere la commissione per l'incoronazione. Fu la prima incoronazione ad essere trasmessa in televisione, cosa che attirò circa 27 milioni di persone in tutto il Regno Unito. Nel frattempo, in radio ci furono circa 11 milioni di ascoltatori in più e a livello mondiale parteciparono circa 277 milioni di persone. Dopo la cerimonia, lei, suo marito e i funzionari reali intrapresero una processione di 5 miglia intorno alla capitale, dove i sostenitori si riunirono tutti quanti per intravedere la loro nuova regina. Real kind of feeling euphoria, we were all rejoicing. A proposito di primati televisivi, nel 1957, nel 25esimo anniversario della prima trasmissione di Natale in assoluto, la regina si rivolse al paese tramite la televisione piuttosto che con la radio, iniziando così una nuova tradizione. I very much hope that this new medium will make my Christmas message more personal and direct. Come si può immaginare, la regina è stata coinvolta nella sua giusta quota di momenti storici durante i suoi anni di regno. Ad esempio, nel 1961 è diventata la prima reale a visitare l'India in mezzo secolo. For the Queen, this is the beginning of five strenuous weeks in which she's never to be far from the crowds pressing forward for a glimpse of her. Ha continuato la sua serie di successi diventando la prima monarca regnante a visitare il Sud America nel 1968, i paesi del Golfo Persico nel 1979 e la Cina continentale nel 1986. Ma il viaggio non riguardava solo gli incontri essenziali con importanti funzionari, si trattava di mostrare alla gente che era la loro regina o, come ha detto lei, devo essere vista per essere creduta. In effetti, ha aperto la strada al walkabout reale durante il suo tour del 1970 in Australia e Nuova Zelanda. I giorni dei saluti a distanza erano finiti e nacque una nuova tradizione regale. E sebbene abbia limitato il suo viaggio al pianeta Terra, fu una degli oltre 70 leader mondiali a inviare un messaggio sulla Luna nel 1969, quindi l'anno dello storico sbarco sulla Luna. I messaggi vennero inseriti su un piccolo disco che fu poi consegnato a Neil Armstrong e Buzz Aldrin prima del loro viaggio memorabile. Poi, nel 1976, durante una visita a una base dell'esercito, divenne la prima monarca a inviare un'email come parte di una dimostrazione di tecnologia di rete. Completò il decennio celebrando il suo giubileo d'argento nel 1977, segnando 25 anni sul trono. I want to thank all those in Britain and the Commonwealth, who through their loyalty and friendship have given me strength and encouragement during these last 25 years. Negli anni 80 e 90 gli eventi importanti non diminuirono. Ci furono matrimoni, nascite, fallimenti matrimoniali, un paio di attentati alla vita della regina e un'irruzione a Buckingham Palace, ma dal momento che ci stiamo concentrando sulla sua vita incredibile, salteremo tutto questo e anche il suo annus horribilis nel 1992. Piuttosto ci muoviamo nel 2002, anno del suo giubileo d'oro. Questo fu un periodo agrodolce per la reale, che aveva recentemente perso sua sorella e sua madre a solo un mese di distanza. Tuttavia, il suo giubileo d'oro festeggiò il primo monarca dai tempi della regina Victoria a celebrare un regno di 50 anni. Was a scene that would take anyone's breath away, and friends said later that the Queen could hardly believe her eyes. Are they really all here for me? She asked. Most, it seemed, were. Per commemorare questo avvenimento, la regina viaggiò in 50 contee del Regno Unito, fermandosi in 70 città e paesi. Inoltre, estese il suo tour celebrativo ai Caraibi, in Australia, in Nuova Zelanda e in Canada. In totale, viaggiò per oltre 40 miglia.
Dopodiché, nel 2004, lei e la principessa Anne ospitarono il primo pranzo Women of Achievement a Buckingham Palace, invitando circa 180 donne provenienti da una varietà di discipline, tra cui arte, moda, sport, politica, mondo accademico e affari. All the women here are just, you know, real women supporters, and I wish there were more people like that. Come ben sappiamo, la regina ha continuato a dare notizia di sé nel XXI secolo. Infatti, è stata la prima monarca britannica a visitare la Repubblica d'Irlanda in 100 anni, riconoscendo il passato turbolento dei due paesi e segnando l'inizio di legami migliori. Queen Elizabeth II has arrived in Dublin for an historic 4-day visit. Ovviamente, il momento che ha fatto parlare tutti è stato il suo cameo in uno sketch di James Bond per le Olimpiadi del 2012 a Londra. Ma saltare da un elicottero e celebrare il suo giubileo di diamante non sono stati nemmeno i suoi più grandi successi di quel decennio. Il 9 settembre 2015, alle 17:30 del British Summer Time, venne registrato che la regina Elisabetta II aveva regnato per 23.226 giorni, 16 ore e circa mezz'ora. Perché è così importante? Beh, questo significava che aveva superato la regina Victoria come monarca più longevo del paese. Inevitably, a long life can pass by many milestones. My own is no exception. Nel 2017 è stata anche la prima a celebrare il suo giubileo di zaffiro. The Queen will be back here at Buckingham Palace within a matter of days for another year, which, despite the fact that she will be 91 in a little more than 2 months' time, shows very little evidence of any significant slowing down. Prima di continuare, vi ricordo di iscrivervi al canale e cliccare la campanella degli avvisi. Intesi? Il 6 febbraio 2022 c'è stato il suo giubileo di platino e, sì, questo significa 70 anni da regina. A pageant will parade through the Mall on this day too, with dancers, musicians, military personnel and key workers telling the story of the Queen's 70-year reign. Ha collaborato con 14 primi ministri e ha incontrato 13 presidenti degli Stati Uniti. A partire dal 2021 è stata la regina di 15 regni del Commonwealth, incluso il Regno Unito, ed è la monarca che ha viaggiato di più nella storia britannica, avendo visitato oltre 110 paesi e guadagnandosi il soprannome di regina da un milione di miglia. È incredibile se si pensa che alla sua nascita questa non era affatto la vita per la quale era stata nominata. Un esempio come persona e politico, non solo per gli inglesi, ma credo per tutti noi. E lo sappiamo tutti, è espirata proprio ieri, 8 settembre 2022, all'età di 96 anni, presso il castello di Balmoral, in Scozia. A chance to give thanks for the enormous changes of the last 70 years, social, scientific and cultural, and also to look ahead with confidence. Che ne pensate di questo video? C'era sicuramente molto altro da dire sulla sua vita, ma a quel punto ci vorrebbe un intero documentario.